Oggi vedremo la prima di due puntate dedicate all'IMES, che è la parola con cui noi oggi indichiamo la frontiera fortificata dell'Impero Romano nell'Europa del Nord, che correva dalla Britannia, il Vallo di Adriano, alla Germania lungo il Reno, il Danubio, fino al Mar Nero. Dunque il Limes è una strada e poi comincia a indicare questa parola in generale le zone di frontiera. Ecco, per i romani la frontiera è come nell'America del Far West, non è una linea, è una zona, una regione che ha bisogno di cure particolari. Lì per esempio bisogna stanziare molti soldati e ci vuole un comando militare forte, unitario. Così nasce la figura del Dux Limitis, il comandante di tutte le truppe stanziate in una certa zona di frontiera. Poi un antico bastione attraversa l'Europa, passando per l'Inghilterra e la Scozia. Lungo il Reno fiorivano molti insediamenti e le imbarcazioni militari proteggevano il confine segnato dal fiume. A sud di Bonn. Da qui partiva una linea di difesa lunga 550 chilometri che divideva la Germania in due e segnava il confine tra l'Impero Romano e il mondo barbaro. È il Limes. That's all, folks.